sola davanti alle mie gambe, sola la freccia da una parte. Oggi è l'8 marzo, è una giornata internazionale della donna e quindi anche noi a Fano abbiamo deciso di celebrarla cercando di invitare tutte le donne e anche gli uomini a riflettere su quelle che sono ancora delle tematiche molto accese e vive relative proprio alla questione dei diritti e anche della protezione e della tutela della vita e della qualità della vita delle donne. Uno dei problemi ancora molto accesi purtroppo è quello della violenza e del maltrattamento nei confronti delle donne, che non tende a diminuire, ma abbiamo sì sicuramente degli elementi che ci parlano di una capacità acquisita delle donne di denunciare delle problematiche grandi che mettono in protezione se stesse e i bambini. Ecco, quello che noi abbiamo deciso di fare in questa giornata è di allestire uno spazio, è una panchina con una installazione artistica, la chiamiamo la panchina rossa come in altri comuni d'Italia, che ha proprio questo significato simbolico ricordare che tante donne che avrebbero potuto sedersi e stare nelle città, vivere, crescere i propri figli, non ci sono più perché sono state uccise. La panchina rossa è un progetto d'arte sociale che finalmente arriva anche a Fano. Fano ha la sua panchina rossa come diversi altri comuni della regione Marche. È un progetto che nasce qualche anno fa in una circoscrizione, una periferia di Torino, che negli ultimi anni, negli ultimi mesi è stata dedicata a una panchina rossa in diversi comuni in tutta Italia, ed è un progetto che sta a significare l'assenza, dal luogo all'assenza di una donna che non potrà più ricoprire questo posto, per cui è un progetto che segue, diciamo, la falsariga simbolica di altri progetti significativi come uno spazio occupato e Zapato a Strojos, che stanno a significare lo spazio che le donne non potranno più occupare, né una seduta pubblica, né una seduta privata, né uno spazio comunque condiviso. Quindi è un progetto molto importante, molto simbolico per Fano, che è uno step al quale seguirà un secondo step importante nei prossimi mesi, che è un progetto al quale stiamo lavorando, che è proprio Zapato a Strojos, che stiamo costruendo insieme alle varie associazioni di Fano, sempre all'assessorato alle pari opportunità del comune di Fano, e che avrà luogo alla fine di maggio in piazza 20 settembre. È una panchina che è stata realizzata per un omaggio sia all'uomo che alla donna, in questo momento dove la donna ha subito veramente ultimamente tante violenze, ma anche per l'uomo è una grande violenza sentirsi sempre dire che queste donne soffrono per colpa di certi individui. Veramente questi atteggiamenti brutali, diciamo, ecco. E sono contento di aver realizzato questa scultura, e grazie anche al Comune di Fano, e spero che possa essere d'aiuto anche a riflettere di tutto quello che sta succedendo, ecco, in Italia specialmente. Spero che la mia scultura sia un messaggio soprattutto di amore, sia verso l'uomo che per la donna, e che possiamo vivere in un mondo veramente sereno, con un rispetto, perché io penso che l'uomo e la donna sono diversi, ma alla fine complementari.